Ladies and gentlemen, all young people, this is Showtime, a belli di casa, belli mia, iscrivetevi al canale, abbonatevi al canale, non provi, se non vi piace quello dico, me lo dico, lo dico, perché lo dico, levatevi dal canale, è un momento dove la democrazia è come una vittoria di una coppa per gli inglesi, vi lascio fare come vi pare. Vi piaceva la maglietta? Che bello! Allora, dice, che è sto video? Niente, c'è poco da parlare. Chi mi segue su Instagram, c'è pure quello per le nocchie, quello per le foglie, per le nocchie, attraverso. Ah no, allora vedevo di, attraverso, vedevo di questa impalcatura che qualcuno già mi ha chiesto e vi devo dire, allora vi stavo dicendo, chi mi segue su Instagram ha visto che ci ho avuto un paio di settimane un po' così. Prima cosa, morte col presidente degli Stati Uniti che ci lascia chiusi qua. Cioè, nel senso, americani possono venire a fare popò in Europa, ma noi europei non potremo venire a fare popò qua. Quindi tanto democratico non mi pare. E via pure lui. Il bello addormentato nella Casa Bianca. Sono cascato, mi sono venuti addosso. Come sono venuti addosso? Uno di questi simpaticissimi guidatori di macchine gialle ha fatto scenne uno nel mentre che stavo a passare io, mi ha dato una sportellata sul braccio, sono cascato e chi più ne ha più ne metta. Eppure qua sono arrivato a Kaiserslautern. L'imparcatura! Poi vi spiego. Quest'altra imparcatura qua, quella là, quella ancora più su, come funziona in America? Allora, succede che se c'è un palazzo che, mo vi parlo pure del Lazio, se c'è un palazzo che magari casca un sasso, devono farci dei lavori, in America come funziona? Che fino al momento che tu metti, qui si chiamano scaffolti, oh raga, questo tutto il palazzo si fa, ok? Dal momento che tu metti l'imparcatura, stai a posto. Dice, perché qui in America la paura più grossa è che se casca qualcosa in testa, denunci, qui denunce, cose. Quindi tu, dal momento che metti imparcatura, hai risolto. Dice, vabbè, De Lazio, e che vi dico De Lazio? Che vedevo dire, abbiamo pareggiato 2-0, abbiamo stravinto. Ragazzi, è inutile, io lo sapete come sono fatto. E poi adesso mi sono concentrato su Olimpiadi. E prima hai detto che c'erano i europei e da Lazio parlavi. E mo parlavo. Ah ragazzi, e io sono fatto così, ve lo ridico, provo tutte volte a spiegarvelo. Ma non capite, non volete capire. Io sono un emigrato all'estero da tanti anni. Ogni volta che vedo il tricolore sventolare sul podio, io mi sento male, mi viene da piangere. L'altro giorno mi sono guardato Jimbo in diretta, poi sono partito a correre perché chi mi segue sempre da là, su Maidomo, sa che mi sto preparando per la maratona. E quindi sono partito nel mentre che stavo a correre qui su, mi hanno detto, abbiamo vinto un altro oro, Marcel Jacob, oddio, mi viene da piangere. Tutti quelli che danno, che dicono che Jacobs non è italiano, Jacobs è più italiano di voi, perché addirittura ha rifiutato questo passaporto fantastico che tutti voi vorreste, America, lui non viene frega un, poi, ma non lo so, comunque italiano fa così, quindi non, anche lì è un po' come i rosiconi che voi state lì seduti sul divano e non ce la fate a fare quello che fanno gli altri. Comunque, salto in alto, 100 metri, record mondiale in pista, oro, 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 quanto oro ti darei. Anche l'ultima Marlboro de Sarri. Ragazzi, della Lazio c'è poco da dire. Sono andato in Germania,
No, ci sarebbe tanto da dire, come al solito. Lo sapete che ci sarebbe tanto da dire. Però a me che non parlo, perché non voglio rovinare un ambiente che sembra essere ritornato come a inizio stagione. Il problema è sempre uno, ragazzi, c'è poco da dire, poco da fare. Allora, se tu sei un bravo venditore, nel senso uno che è bravo, che vi posso dire, a trovare delle offerte, a trovare delle cose, bravo, complimenti. Ma se poi dopo tu quelle offerte non sei capace a rivendere, c'ha dei problemi grossi. A buon intenditor, poche parole. C'è gente comprata l'altro anno che il mister ha detto: questo butti nell'umido, questo o butti, comprati l'altro anno, senza pensare. Diciamo, tipo, penso che a Formello ci stanno una cosa come 16, 17, 18 giocatori fuori squadra. Dice, dobbiamo comprare. Sì, sì, a me me lo dite. Ma dobbiamo venne! Se ci venne un compri. Dice, siamo solo noi. È vero, siamo solo noi qualcosa. Le liquidate, l'hanno fatto per. L'hanno, si è inventato lui e Aurelio. Non lo so, ragazzi. Adesso dovrebbero arrivare le partite un po' più interessanti. Il campionato, eccolo. Vabbè, ci stanno le Olimpiadi. Ma che c'è? A me mi frega. A me mi frega. E ricordatevi. Ricordatevi. Vi dovete ricordare che noi siamo italiani. E a tutti quanti, tutti. Non è che gli piacerebbe. De più. Ciao belli di casa.